その祝福をあなた、あなたの祝福をありがとうね。守ってみせる。今助ける。感謝いたします。大切な人たちを。あなた方はここで倒れるのです。助かったよ。いいわ、いいぞ。付き合ってあげる。お気を煩わせました。心から感謝。光よ、祝福の力を。全力で行きますわ。燃えてきたわね。どうしたぞ。全力で行きますわ。最高、ありがとうね。さあ勝負よ。魔力よ駆け巡れ。これを受け取って。ジャンを滅する。楽しくなってきたわ。感謝いたします。刻んであげる。あなたは沈んだ。はっ。祝福の力を。この祝福をあなた、あなたに送ったわ。いいわ、いいぞ。付き合ってあげる。
人を傷つけ悲しませる者は許さない。青きクリスタルの力よ。ありがとうね。あなた方はここで倒れるのです。共に行きましょう。ありがとう。さてどいつから潰してやろうか。俺よ。お手を煩わせました。祝福の力を。燃えてきたわね。行くぞ相棒。全力で行きますわ。ジャオを滅する。燃えてきたわね。魔力よ駆け巡れ。全力で行きますわ。楽しくなってきたわ。感謝。ありがとうね。刻んであげる。はっ。この祝福を。頑張って。あなたにやってきたわ。この祝福をあなたに。感謝ですよ。いいわ。一度やってあげる。今この真の策をご覧に入れましょう。感謝を。ありがとうね。ありがとうございました。ジャオを滅する。
祝福の力を。燃えてきたわね。ジャオを滅する。これを受け取って。心から感謝を。春の嵐。これを受け取って。なってきたわ。邪魔です。それ祝福の力を。まんまと罠にかかりましたね。さあ勝負よ。春の嵐よ。感謝ですよ。感謝を。これを受け取って。真の本気を見せますか。春の嵐を。邪魔です。これを受け取って。痛いかも。まんまと罠にかかりましたね。春の嵐を。邪魔です。ジャオを滅する。あなたに幸があらんこと。
Ma facciamo che mi smuto, così è più facile parlare. Allora, intanto ciao a tutti. C'è la goccia di Dragon Quest perché hanno fatto una collaborazione con Dragon Quest e hanno messo come personaggio collaborativo lo slime e Pizarro. E hanno messo anche... Hanno messo anche qualcun altro di Dragon Quest, ma non mi ricordo. Ci sono anche altri personaggi collaborativi di altri Final Fantasy, di altri giochi, quindi ci sono vari, diciamo, vari cameo di altri personaggi. C'è anche 2B, 2P, 2A, bla bla bla, di Nier Automata, per dire. C'è Lara Croft pure, penso. Comunque come state. Ecco, vedi, c'è anche Bradley di Full Metal Alchemist. Va bene, tu mi puoi ignorare quanto vuoi.手間をかけさせる。しっかりしろ。いいわ。燃えたところは見せてあげる。熱くなってきたわ。じゃあ、熱する。 祝福の力。さあ、分かったよ。刻んであげる。しっかりしろよ。 Niente, abbiamo dovuto ammazzare lo slime, sto maledetto. しっかりしろよ。我が糧となる。けっぱれ。
援護してやるよ。実に美味だ。 Ciao Martino. Ciao Messer. Come stai, Artino? Potrei seriamente perdere, perché lì continuano ad utilizzare gli attacchi garantiti. Per qualche strano motivo. È vero, oggi tutti verdi e rosa. Niente, continua a non usare gli attacchi garantiti, io non capisco. Cioè lei ha 1 miliardo di attacchi garantiti e non ne ha usato manco uno. Vabbè. Comunque tutto bene, Artino. Facciamo l'ultima. Ma e niente, vittoria a tavolino. Vittoria a tavolino. Si è disconnesso. Vabbè, facciamo un po' di arena. Faccio qualche cosa in arena e poi stacco. Però vai, ricambiamo team. Guardate gli accendini per questa canzone, ragazzi. この祝福頑張って。あなたに。ありがとうね。今こそ真の策を行わないと。私はリオにそう。楽しくなってきたわ。いいわ。楽しくなってきたわ。王の恐怖。見せてやろう。 全力で行きますわ。刻んであげる。とっておき。わかりました。まんまと罠にかかりましたね。これを受け取って。
ね。 魔力を駆け巡れ全力で行きますわ春の嵐を行くよ祝福の力を。 Bella, bella, Thunderbird è sempre bellissima. Va bene. Che si fa? Mezz'ora di live? L'arena mi scoccia a farla adesso. Ciao Mannaro! Ciao Mannaro! Ciao Mannaro! Che facciamo? Che facciamo? Allora, io ho da finire le sfide su Ant, però in live mi rallenta troppo, quindi mi sa che me le faccio da solo. Non lo so. Facciamo così. È lui. Siamo qua la chat. Vedo l'ora di mettermi il doppio schermo. Così non devo più leggere la chat dal telefono.
Ok, qua si vede, a posto. Vedere se funziona, ciao. Sembrerebbe di sì. Usa il Demogorgone per colpire 5 sopravvissuti con l'attarco sporco caricato al massimo. Oh no, il Demogorgone no. Va bene, va bene. Siamo alla sbrattina un po'. E poi qual è l'altra sfida che ho da fare? Sabato a 4 calci. Tutti pronti? Va bene. Subito così. Sbratto tutto, eh. Ah, quel generatore era ok. Una l'abbiamo presa. Ah!
vista. Ho visto anche l'amica tua, dov'è? Ancora non si è... Oh, ma questi viaggiano. Perché lei mi sfida così? Non ho capito. Non capisco. Vuole morire? Oh, vabbè. E prima ti ho lasciato andare, però... No, stai un po' esagerando. Vabbè, ok Ellen, cioè... Oddio. Vedi, questo è quando diceva Mannaro che anche quando uno non vuole tannelare, praticamente dicono ammazzami, ammazzami. Li stanno a lasciare di là. Mannaggia la miseria.
vale, ma mi fanno l'ultimo gen di là. Va bene. Ma hanno lasciato a schifo. E uno ha voluto farsi ammazzare a tutti i costi, quindi va bene. Sì, il giappone. Ah, era senza perk. Ma per quale motivo? Forse... ah, forse è entrata nella partita il personaggio sbagliato. Sì, ma perché voler morire per questo motivo? Vabbè. Poi non avevano niente per rushare, non capisco come abbiano fatto a fare quei generatori in così poco tempo. Ma no, il Demogorgone proprio non mi va di usarlo. Facciamo una cosa. Via. Esegui i sacrifici con il cannibale. Madonna, con BV è ancora peggio, non lo so usare. C'ho la build per slaggare poi. Ma proviamoci. Quindi mi ha proposto un gioco horror in una pizzeria. Come si chiama? 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 Et Tonis. Sai che non lo conosco, ma è uno di quegli horror indie beceri. Classici horror in prima persona, strani. Quelle cose strane, la gente strana. In una pizzeria. Ma è ambientato tutto in una pizzeria? Cioè, ha a che fare con la pizzeria o la pizzeria è solo, diciamo, la prima ambientazione? Però puoi creare la pizza, quindi come è ambientato in una pizzeria? Beh, allora sì, devi accettarlo per forza. Male che va, se il gioco è brutto, lo passi a creare le pizze. Mi diceva che era preapprovato, quindi non è preapprovato, lo devi richiedere. Se lo devo fare me lo compro. E quanto potrà mai costare quel gioco?
Boh, ma non mi viene di aspettare loro. Ah, vabbè. Di solito questi giochi massimo 5 euro costano, quindi... magari prima o poi si trova con lo sconto. Mamma mia, c'ho un sonno. Intanto ancora non ho la conferma se oggi pomeriggio devo uscire o no. Matteo, ho dato il playtest di Hades 2. Perché mai dovrei avere il playtest di Hades 2? Se non ho neanche il primo. Io alle 15 ho il corso. No. Sempre in presenza. Il FAD. Beh, almeno non devi andare là. Questa partita andrà molto male, me lo sento. Che bubba, non lo so usare. Poi in sta mappa, figurati. Figurati. In effetti me lo devo togliere barbecue in cili da sta build. Perché se devo slaggare non devo appendere. Non ha senso mettere barbecue in cili. Incastrato, vedi perché odio Buddha? Pure io odio sta mappa. Vabbè, Ada è gentile. Ho detto che avrei dovuto slaggare, ma non lo farò. Perché non li vedo? Ok, uno è lì. Fanculo. E niente, loro rush. Noi che perdo tempo. Sta app è odiosissima, sì. La killer è odiosissima.
Ma sbaglio, ho visto qualcuno qua. Oh. Sto male. Nice. T'ho visto. T'ho vista. Ok, manca solo Alan. Dove potrà mai essere Alan? Ora lo scopriamo dove è Alan. Non si vede, allora deve essere qua vicino. Ah ah. Niente, Alan li ha salvati. Bravo Alan, sei un tipo sveglio. Ti vedo, ti vedo, ti vedo. Ti vedo. C'era il pallet lì, perché non sei andato al pallet? Devo andare a scacciare quel generatore. Ho tutti gli accurarsi, bene. C'è più. Devo andare a scacciare quel già. Ciao Ada. Tu sei la prossima. Basta! Io non capisco come faccio a interrompere la motosega. Ok, dimmi dove è mia. Perché non la vedo? È in qualche armadietto, la furba. Ah, l'ha già liberato. Allora era vicina la stronza. Ciao.
Me la sono persa, ragazzi. È sparita in un attimo. Ma come fai senza la finestra? Bravo. Ma come cazzo è possibile? A me sarebbero entrate queste hit. Chissà che già si sta facendo. Vabbè, senti. Ho da pen. Mia, non riesco a vederla. O c'è distortion o sta in un armadietto. Perché altrimenti non capisco. Capisco come faccia a non farsi mai vedere. Dov'è l'amico tuo? Nell'armadietto, ma perché non sento, non lo sento lamentarsi? Non penso che sia andato nel basement. Dove cazzo è andato? Vabbè. Lì. Hai capito?
No, non è stato furbissimo. La Nia è stata furba, però adesso devo vedere se c'ha distortion, perché altrimenti non capisco perché non riuscivo mai a vederla. Non ce l'aveva distortion. Ma per quale motivo allora non riuscivo a vederla? Déjà vu. Mettiti alla prova. Ecco perché sono riuscito a fare quel gen in 3 secondi. Determinazione costruito per durare. Guarda, questo con la cassetta è il pezzo nuovo. È il perk per fare il gen e gen rushare. Sti maledetti. Déjà vu, déjà vu. Guarda, meno male che li ammazzo di tutti. Sono felice. Decidere di ammazzare tutti. Meno male. Dici che si metteva negli armadietti? Può essere a sto punto, sì. Però non faceva rumore. Boh. Vabbè. Vediamo, facciamo un piramidone, dai. Però mi vorrei togliere ecco di dolore con lui. Non... chiamoci agitazione. E poi va a finire che mai uso le gabbie e non uso l'eco di dolore. Quindi sti cazzi. Ciao Jigen. Grazie amico mio. Ma ciao Wolfi, ciao Sbari. Perché non è da moltissimo che sono in live. Allora, diciamo le cose come stanno. Io streamavo anni fa, infatti ho preso l'affiliazione 4 anni fa forse. Poi ho smesso. Poi di recente ho ripreso, poi ho rismesso per altri motivi e adesso faccio live a cazzo. Cioè quando non so cosa fare, quando mi viene voglia, tipo in questo periodo sto facendo le class matches di Final Fantasy e quindi quando è ora attacco live così senza preavviso. Comunque ciao, grazie per il follow. Ciao Moreno! Pure io dovrei iniziare di nuovo. Sì. Tutto bene, Gigenone. Tra oggi e domani si deciderà il mio destino. Oh, quante torce qua, oh. Oh, mi sistemo subito. Tu come stai, Gigen? Come state tutti? Non ho più i mod, devo fare le sezioni rubando il format di Maria. Facciamo chi arriva la, facciamo l'esame di sbarramento iniziale. Poi dopo. No, ti prego, il corvo di nuovo. No, ti prego, no. Speriamo che esce Macmillan. Dopo la prova di sbarramento si fanno le sfide. E dopo le sfide si va al televoto e uno a uno vengono eliminati. E poi rimangono gli ultimi 4. E tra gli ultimi 4, non so se ne sceglie uno o due, non lo so. Madonna, conta che ho appena fatto una partita su quella mappa merdosa e spero che non esca di nuovo. Anche perché da killer è... Oh, meno male, guarda. 10.000 volte meglio Macmillan, ma ci rompiamo pure subito sta porta dietro. Beh, guarda, la rompo subito. Per capire subito dove sto. Sto bestemmiando con la burocrazia italica. Mannaggia tutto. Ah. Penso di aver capito per cosa. Peccato. Ho mirato male.
Ciao. Allora, in tre stavano su un gen, perché altrimenti non si spiega come siamo riusciti a farlo in tre secondi. Poi ne andiamo alla casa. Oh. Ma appena riesco ad alzarmi dal divano, più ora ti segno le forze. Vabbè, tu dici chi dobbiamo menare e andiamo a menarli noi, allora dai. Facciamo così. Allora, questo intanto ce lo poppiamo. E tu sarai il prossimo. Ah, abbandonato il loop addirittura. Guarda come mi fa perdere tempo e là sono già andati... Ah no. Questo lo dovrei mollare. Questo lo devo mollare, sennò a perdere tempo. Proviamo con lì. Come ho fatto a non prenderla? Lei c'ha atterraggio bilanciato sicuramente. Va bene. Ah, lei col cavallino dice, mo uso il cavallino. Mi sa che si libera. Si libera. La devo mollare, se no mi fanno il gen. Questi sono forti, purtroppo. Mannaggia la miseria. Ragazzi, questi sono forti, cazzo. Sì. Ah!
Ok, so dove è l'ultimo. Scusate, adesso vi leggo, solo un attimo preso. L'ho perso, ragazzi. Com'è possibile che ho preso lei e non lui? Li rilaghiamo, che devo fare? Hanno pure trigennato. Questo non lo stanno facendo. Sì, infatti devo farli stare a terra. Moriranno slaggati. Oppure adesso si beccano la merda, magari. Che si smerdano. Morirete slaggati, Bravi, bravissimi.
GG alla vostra strategia. E adesso voglio vedere come faranno questi generatori. Ma scusami, ma ci sono appena stato lì e non lo stavano facendo. Ragazzi, qui c'è qualcosa di strano. Qui c'è qualcosa di molto strano. Addirittura nel basement. Per quale motivo? Che cosa è successo? Ragazzi, sta succedendo veramente qualcosa di strano in questa partita. Allora, quel gen sicuramente non era fatto perché avvicinandomi non sentivo i rumori. L'hanno fatto in un secondo. Poi non lo so. Easy, cos'è che avete perso? Easy. Vedi se ha tecnico magari. Parentela, momenti propizi, energia potenziale e determinazione. No. No. Non lo so ragazzi. Non lo so Rick. Vediamo un po' il profilo di questo. 14.000 ore su DBD. Good looper, great tunnel kill. No, non sembra che sia un cheater. Ma può essere che abbia sentito male io e lo stava facendo. Ah, un ban di gioco registrato. No, allora ok. Allora ragazzi, questo è un cheater. Vabbè, loro proprio, Crick e Croc, Meg e Alan, bellissima la loro build, bellissima la loro tecnica, peccato che sono morti come dei deficienti slaggati. GG a loro. Allora, vidi un video in cui con energia potenziale, cassetta, prova e determinazione facevano un gen in 24 secondi, ma te non lo sentivi proprio? No. Mi ci sono proprio avvicinato e il gen stava a zero. Anche perché non poteva farlo, perché prima stava allo shack. Poi io dallo shack sono andato al main, dove stavano i due slaggati. E stavano tutti e due lì. Quindi va bene fare le cose velocemente, però non lo so. Allora, recupero un attimo i messaggi vecchi. Che ha deciso che il medico di base non può fare ricette per le visite di controllo specialistiche, ma solo primi accessi. Davvero non possono farlo? Cioè, nel senso, poi te lo deve fare il medico specialista, un'altra, diciamo, la ricetta per un'altra visita specialistica? Non lo sapevo sta cosa. L'unica cosa è che appunto abbia utilizzato energia potenziale, però veramente, cioè, l'avete visto pure voi. Un attimo prima stava lì a girare intorno a quelli, a cercare di restarli e poi...
fatto il genio in un secondo. Boh. E magari dopo, tanto c'era live salvata, magari dopo me lo vado a rivedere pure io. Magari ho sentito male, non lo so. Magari il genere avviato. Mi sembra strano, che fosse avviato, però vabbè. Ultimamente ne stiamo incontrando di cheater, devo dire, da quando mi sono messo a giocare con Bubby e gli altri. Stiamo incontrando una marea di cheater che io non avevo idea. Ieri addirittura una Huntress cheater lanciava le accette attraverso i muri, cioè appena iniziata la partita ha atterrato tutti e era velocissima, quindi ha preso tutti in un secondo. Non mi aspettavo tutti sti cheater in questo gioco, anche perché io giocando da solo non ne ho, magari li ho incontrati ma non ci ho fatto caso perché magari sono bravi a dissimulare, no? Anche lo speed hack, tu magari uno dei surf non lo vedi per tutta la partita e dici vabbè questo ha fatto il ratto, no, magari in realtà c'aveva lo speed hack e tu per quello non lo vedevi. Ma io non mi aspettavo questa marea di cheater in DVD, sinceramente. Che schifo i cheater, sì, rovinano il gioco. Io ho la clip di un Huntress che sparava le accette come i coltellini del trick. Sì. No, ma addirittura mi raccontavano ieri che loro una volta hanno incontrato un Ghostface che lanciava le accette dell'Huntress. Le cose strane proprio, i crossover che non ti aspetti. Vabbè, io direi anche basta così. Dopo questa partita estenuante direi anche basta così. È stata veramente estenuante quella partita. Le partite con Piramidone sono tutte estenuanti. Quello è uno dei cheat più vecchi, è stata una delle mie prime partite. Ah, ecco, quindi è un cheater famoso. Sono belle da vedere magari queste cose, però ti rovinano la partita, dai. Cioè, stanno quelli che proprio si comprano gli account giusto per giocare col cheat, poi magari glielo bannano e se ne comprano un altro, oppure per giocare con l'account bannato fanno bordelli per eludere il ban. Cioè, no, io non lo capisco questo tipo di divertimento, sinceramente. Preferisco perdere, essere scarso e perdere per... boh, non lo so. Purtroppo i cheater ci sono ovunque. Era pure italiano. Ah, bene. Il problema è che devono riprenotarla perché avevo saltato la visita. Mi è scaduta. Mi pare che quel tipo di ricette durano tipo solo un mese. Non hanno la stessa validità delle ricette bianche, forse? Non mi ricordo, anni fa, quando dovevo prenotare l'attacco a mia madre per il braccio, e ci fecero la prescrizione al momento delle dimissioni dall'ospedale, e il medico dimissionario diciamo, che fece questa ricetta, fece la lettera e tutto, non le sapeva fare le ricette. E quindi la compilò male. E io non potevo fare niente con quella ricetta. Quindi l'unica cosa che potevo fare, non potevo farla rifare dalla mia dottoressa, perché era appunto una ricetta rilasciata al momento delle dimissioni. Dovetti tornare all'ospedale, dovetti andare a chiappare il medico nel reparto per dire guarda, hai sbagliato a scrivere la ricetta. E la sbagliò anche la seconda volta, perché non mi ricordo quale codice serviva alla clinica per fare la TAC. Cose assurde. Ma qualcuno se le vuole fare le due partite da solo? Ma proprio contate però come due, Poi ho trovato lo spirito con tutti i perk e gli skill check. Io non posso ma voglio. Vedi, io ti lascio comunque la libertà di scelta, capito? Non mi sento dicendo, non so. Poi ho trovato lo spirito con tutti i perk e gli skill check invisibili, ma prima si usavano i cheat per trollare, adesso li usano in maniera furba. Sì, e quello è il fatto, li usano e tu non te ne accorgi.
Tipo, ho visto anche un'altra partita, sempre giocando con Bubby, lui era la killer, e uno dei surv era uno streamer, e lui poi si andò a cercare lo streamer e vide il VOD della partita dal punto di vista del surv e non del killer, e uno dei surv cittava, e lui se ne accorse solo perché andò a rivedere il VOD. E vide appunto che questo da terra strisciò tipo in un secondo e si andò a mettere sotto un pallet. Come se avesse tenace per 10, no? Lo speed hack. Però appunto tu non te ne accorgi perché loro sono furbi. Li usano in maniera furba, li attivano solo quando gli servono. E quella è la cosa brutta. Quindi non giocano per trollare appunto, ma giocano proprio per rovinarti la partita. Tanto farò un'ottata con sto video di merda, ma... Sì, venite. Ma che video stai editando lì? Allora, devo dire che una volta è successo anche a me, però era colpa del lag, io mi vedevo a terra. Sai che forse stavamo giocando insieme? Forse stavamo giocando insieme perché me la ricordo sta cosa. Io mi ricordo che dalla nostra prospettiva eri in una posizione strana e te ne andavi girando. Come se stessi ancora in piedi. Invece a me capitò che mi atterrarono e non potevo muovermi. E mi atterrarono in una posizione in cui non riuscivo a fare nulla. E non riuscivo a recuperare, non riuscivo a muovermi, non riuscivo a rialzarmi. Non riuscivano a rialzarmi. Poi riuscirono appunto a rialzarmi. Il killer decise di tannellarmi perché pensava che io lo stessi facendo apposta. E invece io non potevo fare niente, quindi lui non mi riusciva a... È arrivata una richiesta di amicizia. Lui non mi riusciva a prendere, io non potevo muovermi, neanche volendo farmi prendere. Non potevo fare nulla. Ma una richiesta di amicizia, ma non mi fa vedere di chi è. Ah, ok, sbagli. Allora, e a sto punto ci mettiamo nel Discord di Eli, se volete. Non ce la fa al momento, preferisco riposare. Va bene, morri. Io non vado il Discord di Eli, eh. Se mi volete va aggiungervelli. Dove arrivo? Nel tuo Discord, Eli, sono nella stanza live. Se vuoi venire su Discord, se invece preferisci di no, non ti preoccupare. Cioè, io mi sono messo lì, se volete venire sto lì. A me invece una volta un tizio che laggava provò a farmi un flash, ma rimase in braccio al killer e lui non poteva mollare. Oddio, quella però deve essere stata bella da vedere, credo. Ma io non ero in braccio, andando via dalla mappa. Spero che tu abbia la clip di ste robe, mi piacerebbe vederle. Ma io non sono nel tuo Discord, Eli. Eli, nel tuo Discord, non nel mio. Io non ho un Discord, io al massimo mi appoggio su quello di Lady. E niente. Ciao. Ciao. Incomprensioni. Titolo sì, della live. Guarda, adesso lo cambio, lo metto incomprensioni. Incomprensioni. Ecco qua, il nuovo titolo. Sì, Morri, oggi già lo sono di mio, lasciamo stare. Oggi sono non ha lo stuzzicadenti, come siamo quello lì che gli dai fuoco quando non c'è l'accendino? Il fiammifero? Sono stuzzicadenti, bravo. Sono un fiammifero. Ma che video stai editando? È un video nuovo? Cioè un gioco nuovo? Sì, è un gioco bellino, ero contenta me l'avessero dato, ero tutta contenta. Poi a un certo punto è passato un mese e adesso ho poco tempo. Vabbè, classico. Tipo più o meno 24 ore. I classici di TMH Project sono sì, questi. Sono una persona disorganizzata. Ma quando un mese dura così poco, non capisco.
E invece pensa che sto mese non vuole finire, mannaggia la miseria. Non lo fa. Non vedo l'ora che finisca, invece non vuole finire. No. Poi magari rimpiangerò di aver detto che non vedevo l'ora che finisse, però... No, alla fine, tanto deve finire comunque, quindi rimpiangerlo o meno cambia poco. Ciao, Sbari. Ciao. Ma di nuovo qua? Cosa ho fatto di male io? La partita con piramide era qui? Già. La maiala. Sì, questa cosa so che short fare oggi, cazzarola, grande Vince. Ah, vedi, sì? Ho fatto bene a venire a giocare con te, sì sì. Giovedì Sbari mi ha detto, quando la partita da killer stava andando veramente di merda, c'era uno con la trappola da endgame, ha detto inseguilo da abbassato così almeno prima o poi la trappola gli esplode. E lui è arrivato davanti all'exit ed è morto. Bellissimo. Lei ha da me al main. Ma sono persa quella. Strabello. Mi rimolla o va giù, non lo so. Mi sembra che stia venendo... Ah, sì, è qua vicino. Pallettino. Oh, non so se faccio in tempo. Lo sa. Sì. Cioè, non lo sapeva già, sapeva benissimo, ero qui. Ah, niente. Ma che lo sa, arriva. Cioè, ma ha anche visto che stavo tornando indietro. Ah, hai fatto il flash? Sì, devo togliermi la troppo. Mi schifa già, eh. Non mi vuole. Ce l'ha con Belve. Baby. È andato giù. Non riesco a salvarla quello. Beh, tanto è solo un round. Sì. Chi se ne frega. Me al main. Calcio il gen. E torna al gancio. Torna al gancio, sì. No, mi sono fatta vedere, vediamo se mi segue. Sì, mi segue. Vado a prendere. Non mi vuole. Torna al gancio. Non lo so. Però io sono al save. Ah, ok. Perfetto. Lei è sul main. Ah, ok. Adesso è andata verso il gancio. Oh merda. Com'è che è così veloce? È velocissima. Ho visto di brutto. Cazzo, mi sono dimenticata della trappola sto giro. Potrebbe avere... Betty Myers, io sono l'ossessione. Ma puttana, non me l'ha fatto neanche fare un giro di loop. È velocissima. No, ho visto che mi insegue e mi molla. Potrebbe essere che c'è il Betty Myers. Io non mi devo far vedere da lei. Se no prende stack. Sì, sì, lo fa apposta di seguirmi e mollarmi. Vuole prende stack, state attenti, c'è cosa, non mi ricordo come si chiama. Già con il tuo chip. Ah. Mannaggia la miseria. Ah.
Ciao Ivo. Tu mi stavi tirando con il corriere Amazon. Ovviamente tutti li tirano con il corriere Amazon. Ovviamente non me la sono tolta. Di non farle dello stack. La sto inseguendo. Dai, prova a venire a liberare. L'hai fatta la trappola qua? No. Quante ne hai fatte? Questa è la seconda. Quello ancora. Oh, quello se l'è tolta finalmente. Devo buttare. Bambini lidi. Ma no, oddio. Ho buttato lo shark. Mi esplode la testa. Buona lezione lì. Se non è questa mi sa che vi abbandono. Beh, la quarta te l'ho levo per forza. Infatti non è questa. Ma come è possibile? Era ancora la terza. Allora ragazzi, non faccio in tempo a levarmi. Vincini, può essere raro, ma può capitare. Che già ti capita da assurdo, da killer figure. Sì. Vabbè, addio. Anche a te è capitato, Ivo, ieri? Che un fan. Io vi faccio compagnia ora, intanto. Ti odio proprio. Nemesi. Mi sa che ti molla. No. No. Vicino a questa collinetta c'è la mappa, Svani, se ti può servire. Dove sono morto. Non ti vedo. Sta andando verso lo shack. Ma forse non era questa collinetta. Là ti ha perso. Chi sta inseguendo? Ma che cazzo? Vabbè. Ah, ok, Brandon. Ma forse ora posso mangiare. Non lo sta, stronzo. Ah, ma ci sta quella lì, dice Ivo. C'è proprio quella lì, sì. Ciao, Brown. Ti è sbagliato del gancio da sganciare. Sbari, devi provarci te. Lo so. Però è tirata la realtà, le va. Oh, meno male. Lui muore, mi sa. Fare finta che mi dispiace. Mi ha venduto, mi ha buttato il palletto dello shark. Hai fatto bene, non ho detto che era solo un random tanto. Come stai, Brown? Come va oggi?
E... non vuole, mi sa. Ivo, se vuoi abbiamo un posto, se vuoi venire a fare qualche partita, non tante, perché poi tra un po' stacca. Se qualcuno vuole unirsi, c'è un posticino. Appena tornato da lavoro. Io ho paura! Non so dov'è. Brown, Ivo, chi vuole venire? C'è abbiamo un posto. Ok, mi sta seguendo. Forse. Sono alle tre finestre. Viene da me qua. Ah, lei ha tutta pure. Lascio spazio a chi vuole andare, va bene, va bene. Magari se si è appena tornato dal lavoro vuoi anche rifare. Vedi, da qualche parte dove sono morto c'è la mappa, non so se può esserti utile. Ok, ma non mi ricordo. Era vicino a una collina, però non so dirti di preciso dove. Più o meno dalle parti dello shuttle. Vieni, vieni, Ivo, vieni. Noi stiamo nel Discord di Eli. Ma che vuole lasciare la botola? In realtà io la sto bullizzando per niente. Ma ti pare? Andiamo a vedere. Sei pure la sua ossessione. Ma ci siamo volute bene in questa partita, in realtà. Ah, sì? Un pochino. E qua dovevo essere morto io da ste parti. C'era una collina proprio. No, non c'era la collina qui. C'era Sbari, che faceva trovare a Falgen. Oddio. Ah, la botola, la botola. Cazzo, era lì! No! Quando si è inciso non si sente. Io l'ho sentita e per questo che sono andata nel panico. Ah no, io. Perché il mio orecchio lo sentiva a sinistra, però io non capivo se stavo guardando da destra o da sinistra. Ero un attimo confuso, ho detto aspetta, vado nel panico un attimino e poi si risolve tutto. Ma nel dubbio guardo da parte, no? Sono appena scelta. Scelta c'è Beats in live, quindi. Ciao. Ah, vabbè, puoi stare. Può rimanere. Sì, vabbè, comunque lo avvertivo magari per. Sì, sì, sì. Per insomma. No, per correttezza. Di solito quando ci becchiamo qua non siamo in live per quello. Come stai? Ma sì, tutto bene, dai. Vi lascio in live, dai, vengo in live e vi scrivo in live, ok? Vai. No, puoi restare se vuoi. Aspetta, tanto. Aspetta, ma lui lo sa. Cioè... Sì, vabbè, lo saprà. No, sì, il mio nome è sempre quello, quindi. Sì, infatti. Però gli volevo dare il link o qualcosa, magari era più veloce. Ma... Ivo. Vieni, Ivo. No, ma digli di no. Ha detto che vuole venire ad ammazzarti. Ma intanto io lo vedo in match, quindi ammazza poco. Ma come in match? Grazie, amico mio. Ah, è arrivato. Ciao, Geltaria. No! arriva. Dite quando devo mettere pronto, per favore. Io sto guardando... No, tu l'hai già messo, lo devo mettere io. Non ti preoccupare. Ah, ok. Perché dalla tua live vedevo che mancava il pronto e pensavo così. Cazzi piano, Giovanotto, se ti stanchi mi diventi stoppaccioso. Andiamo a controllare i ragazzuoli del pascolo. Caricamento della morte, dicevi. Eccoti, ciao Celtare. Grazie del followino.
Mod allora sono a rischio ban. Eh sì, addirittura mod in questo canale. Io sono mod da te, da Ivo, e in realtà non ho mai fatto quasi nessuna azione da moderatrice. Grazie Brown per l'abbonamentino. Grazie. Ora puoi Abbiamo usare scritto un anche tu le messaggio vocale, fantastiche arrivo mod. subito. Sì. Abbiamo anche l'emote animata, guarda, guarda, guarda. Eccolo. Ciao Sfrinchivo. Ciao Sbar Ypsilon. Bene, bene. Aspetta che ti devo alzare un pochettino. Adesso? Aspetta, tocca a niente. Prova, prova. Sa, sa, Ah, sa. adesso va bene, adesso va bene. Sì, tanto ora mi muto perché c'è Moni che si sta asciugando i capelli. Se Va bene, va bene. no vi spacco i timpani. Quando... Così fa. Comunque sto abbastanza bene, acidità di stomaco, ma cosa posso farci? Mi sono appena svegliato 2 ore fa, sono tornato a casa alle 2 di notte, se vuoi guarda il mio stato su Instagram. Va bene, Morino. Dopo Ciao. facci sapere com'è andata. Ah no, io devo cambiare build, però. Non posso rubare i totem a Ivo. Ma va, entra. A No, io uso l'altra. me uno ne serve, non è che... Guarda, in questa partita addirittura ho fatto talmente tante cose che manco i totem mi sono riuscito a trovare, Tanto me li ruba quello lì. Dov'è? quindi. Che è andato a fare? Ma io ti Voglio a seguivo già me. Ma non io so perché, ma quando è sei che andato rubo via. il Guarda, totem? Ma neanche mi saluta, invece guarda. sì, ti ho detto ciao, però ti ho Non è rimutato. vero. Qualche prova che qualcuno va a Non delle hai, prove. non puoi Eh dimostrare. sì. Ciao. No, infatti, siamo soltanto sempre in live perennemente, c'hai ragione. Quando andiamo c'è sempre il VOD, però ok. Sentite, ma è confermato l'aggiornamento di oggi? Eh Eh sì, però non si sa sì. ancora se alle 5, alle 6, 5 e mezza, visto, no? C'è quel lasso di Cavallo. tempo di 1 ora e mezza in cui non si sa. Alle 5, suppongo, perché c'è Sì. scritto Londra alle 4, quindi... Speriamo. Ma basta con questa mappa! Madò, di nuovo. Potrei averla messa No, l'ha io. messa il killer. Avete proprio dell'ottimo caffè qui a Twin Peaks. E Aspetta, dell'ottima devo prima crostata di incontrare chi in un occhio, ciliegie. è il doc. Dottor! Oh no. Seconda. Genial, mitico! Non ho la minima idea di quello che Facciamo. sta succedendo. Sto spaccando lo shack. Andiamo. Perché sono due vicinissimi. C'è un altro lì. Ah. Quindi penso che sia possibile di gemme qua. Sì, Moreno, facci sapere quanto bestemmierai, dai. No, vabbè, speriamo di no, dai. Comunque sì, c'è stare, a volte il Twitch toglie i follow alla gente, non si sa neanche perché. Oddio, lui è qui. Cioè, a proposito, io ho fatto Ah, pulizia dei rovina. bot, qualcuno sicuramente sarà stato eliminato a caso, devo dire. Ma Quindi anche ah, soltanto in c'è quella lui. maniera. Per Sì. Sono morto? Ruin. Già. Oh, è lì, mi sa che lo vedo, Ci Ruin. sto per sbagliare. Va a centrale. No, pardon, A sloppia. Oh, fame di Sì. fame. Me ne devo andare. L'ho visto il Ruin Fame. comunque, vicino allo shack. Il basement per me. Sì, aspetta qua sopra, per favore. Mo campererà sia te che il Ruin, sicuro. Andiamo in 50. Ma gli togliamo sia Ivo che il Ruin.
Ma che freddo che c'ho, sto tremando, porca troia. Grazie. Arrivo. Ok, viene verso il main, mi sa. Sì, sì. Mi guarda e se ne va. Perché? Torna allo Shaq. No, no. Sì, ora torna a Shaq. Attacco a ruin, viene giù lui, eh. Vuole tannelare. No. Ci ho provato. Ma a parte almeno non tannela io. Tanto il ruin è meglio di un po' in realtà. Ah! Ah! E niente. È riuscito a capire che mi ero messo nell'armadietto, incredibile. Ok, c'è sbari e fa il totem. Vito Ivo, sbari, fa il totem, mio. Io adesso mi prendo un libro. Ah, sono vulnerabile. Sì, c'ho fame di fauno. Ho fame del fauno. Da me calcia il gem. No. Sono un po' impazzito. Sembra. Sì, sì. Possiamo fare le amiche. Io ne ho usato uno, quindi in teoria dovrebbero esserci. Poi sai. Lo da bird map. Chi mi ha rubato i pal? Penso sia stata la mappa, Sbari. Mangia la mappa. Sì. Ora ci sfrizzerà. Al centro. Ci sta per sfrizzare. Da voi che siete due. Vuole te, Vince? No, vuole me! No, vuole te. Vado a sì. Lascia. Tre, o ci siete, Vince? Sì, sì, sono io, Forse rivuole me? Sono dentro la sua... Oh, niente, ero dentro la sua illusione, ma non ci sono più. Forse va da Giandivo, sai, esatto. Ma pure Sloppy, sì. Merda. No, arriva, non possiamo. Mannaggia. Ok, caccia. Chi vuole? Gancio. Sono al gancio. Attenti, ragazzuoli. Ma cosa hai fatto? No, cosa hai fatto? Se non tannellava Ivo, ma lui se non se ne va. Ora lo tannerà comunque. Io. Vuole me, dai. No, è perso. Non so dove è andato io. Al culo. E niente, non mi ha fatto sganciare. Non ti preoccupare. Thank you.
Mi hai fatto entrare in secondo. No, no, c'è spari. Sei un figlio di puttana. Ha fatto la stessa cosa con me, il maledetto. Mamma ti vuole. Potremmo aver ucciso Sbari. No! Ok, no, per tutto no. Ah. Madonna mia. Oh! Va bene, mi faccio sto gen. Può essere curata? Fai già. No, dovevi fare il gen sopra di me. Mi sa che a barbecue, ok. No, per pochissimo. Dall'altra parte, tipo... vabbè. A barbecue, sì. Mi sa che la devi salvare, perché... Ah, mi sa di sì. Non saprei. Ah. No, provavo, non te dovevi farti grabbare, io recuperavo e poi ti salvavo con la torcia. Sarebbe stato bellissimo. Però non so se si faceva in tempo. Aia. Allora. No. Ah, ok. Se si è bloccata la live, ho fatto aperto. Sì, ha fatto una cosa strana. Ma allora. Non è che hai premuto F11. Può essere. Con F11 mi muto io. Allora devo cambiare tasto. Sì. Perché con Steam, cioè con DBD, non so se con Steam o con DBD mandi il gioco in alta. In tipo in 8,60 per qualcosa. Oh, sì. Portatevi il pane perché ha preso aria, è diventato un mattone per battere i chiodi. Allora, quando è così, bagnalo. Questa è l'acqua corrente. E... abbassare un po' il volume del gioco, è troppo alto. Ok, adesso lo abbasso. Quando è così, mettilo sotto l'acqua, poi avvolgilo nell'alluminio e mettilo nel forno. Così torna bello croccante, fragrante e morbido. Oh no, Ivo. Allora io sono pazzo. Già vicino al main è messo bene. Io sono pazzo. Lui mi ha appena visto. Oh no, ok. Io muoio perché lì c'è lì. No, di solito non mi vedono. C'è un pallet qua, sbagliato. Sì, no, facendo... Già vicino al main. Non mi fa urlare. Qual è il gen vicino al main? Vai a dritto, okay, trovato. Il... anzi, spari. Se devi morire, vieni a morire vicino a me, così magari forse... no. Oh no, c'ho fame di fame. Guarirò. Almeno chiuderò il gen.
No, non chiuderò neanche il gen. Morirò e non chiuderò neanche il gen, cazzo. Finisco io questo generatore per te, Quincy. Oh no, sono pazzo. Per finire fame di infamia. Oh, finita finalmente. Aia. Ma mi ha buttato il palle. Tranquillo, io sono sempre qua vicino a te, dottore, non ti lascio da solo. Guarda che c'è unbreakable, mi alzo da solo. Sì. C'è unbreakable. Non mi sdraggare. Mi alzo, Mi sto alzando. Mi ho mentito. Mi sto alzando. Ha mentito a me, a lui, a lei, ha mentito a tutti, anche a Sbari ha mentito. Non ti vergogni di aver mentito a Sbari. Guarda che c'ho il ritorno, flip flop e tutto. C'ho il cavallino. Vai, chi trova prima la botola? Provo prima io, Guarda quanto sono veloce. Ma forse te la vuole dare la botolina? Sì. Tu sei pronto a scappare con adrenalina, Vince, mi raccomando. Sì. Si capisce niente, questi rumori. Carino, carino lui. Vabbè, anche no, Ed. Senta, non poteva mancare il no, Ed. Vabbè, non l'ha voluto usare. Cioè, non l'ha, vabbè, l'avrebbe usato sicuramente volentieri. Beh, certo. Allora, abbassiamo un po' sto volume. Mi dice Celtare che è troppo alto. Vediamo se così va bene. Freddo. Madonna, anch'io, Eli, mi sono messa il pigiamone, quello invernale. No. Un cacciuccio con le orecchiette. Ce l'avevo tutte queste cose, biline calde invernali, ma... sono alla gloria. Vince, ma te mi senti? Sì. Sì. Metti il gioco a 1920x1000. Vabbè, capito. Perché? Si è sballato tutto. 1920x1080, sti numeri di merda, non me li ricordo mai. Grazie, meno male che me l'hai detto. È da prima che mi triggerava sta cosa, dovrebbe risolverti, sì, Poi sì, se no mi sa che devi... Ok. Grazie. Ivo, che vuoi? Ciao. Comunque alle 5 c'è la patch, perché a Londra è alle 4. Ok. Alle 5. Perché non stiamo a Londra noi? Io ci sono nata, ma per me la patch è comunque alle 5.
A che ora fai live? Tra un'oretta. Faccio un'ora di coso, se no non finisco più. E poi passo. 30 giga, ci vorrà un bel po' di tempo per scaricare. 32. Vabbè, quanto con la PTB, Vince? Io ci ho messo un'ora l'ultima volta. Ma infatti è per... giga. Sì, perché stavamo provando questa cosa, anche la PTB era di 30 giga. Infatti li volevo picchiare veramente. Ma con la connessione nuova sarà diverso, dai. Sarà più veloce. Noi abbiamo una connessione potentissima, il problema è Steam, Vince. Steam? Il problema è Steam e soprattutto quando c'è l'aggiornamento, ora la PTB è un conto perché c'è poca gente, cioè c'è comunque tanta gente che la scarica, ma meno. Durante gli aggiornamenti Steam va in bratta, non so se te a volte lo vedi che da scarica a paletta c'ha tipo 2-3 minuti in cui non fa niente, poi arriva... Cioè no, a me non Steam fatto con caso. DVD e basta me lo fa, solo con DVD. Mi fa sti versi qua in questa maniera durante gli aggiornamenti. Durante la PTB è più lineare la cosa. Quando ci sono gli aggiornamenti li scaricano tipo tutti in quel momento. C'è un'affluenza forse. Sì, 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 esatto. Sembra vada in bratta Steam. Non so se lo fa anche la console, non ho idea. Però anche Fede, quando ci sono gli aggiornamenti di COD, nota che comunque, soprattutto per gli eventi o roba del genere, sono un pochino più lenti. Allora gioca su Steam? A COD? No. Sempre da console, quindi mi stavo domandando se anche da console potesse succedere. No, a me solo con Fortnite e DVD. Vedi, evidentemente sono fatti col culo. È sempre lo stesso motore grafico, quindi... Ah, ora ecco perché pesa 30 giga l'aggiornamento, perché c'è un nuovo motore grafico, passano al cazzo 5. Sì. Infatti c'è chi diceva, ma penso che sia reale, che molti avranno problemi. Speriamo di no. Dipende dai PC, da tipo quelli Play 4 ad esempio, penso che cominceranno ad avere qualche problemuccio. Penso anch'io, sì. Che poi è bello che c'è scritto palesemente, anche se il motore grafico è aggiornato non noterete cambiamenti in game, ma ok. È una cosa, sono le fondamenta nuove per un futuro, probabilmente. Nel senso, intanto cambiano motore grafico, poi pensano a fare anche altro. Io ho paura. Io ho veramente paura, perché se non aggiustano i frame rate di sto gioco. Sì. Ciao Chan! Posso bannare? Guarda, sei tu la moderatrice, tu hai il potere di fare quello che ritieni più opportuno. Oh no, Chan. Sì, Gian, ti volevo bannare perché è il primo messaggio che scrivi nella chat di Vince, ma ti pare normale? Cioè, boh. Pensa che non ha lasciato neanche il segno. Cacciatrice. No, sì, sa che Vince che non ha le... Ah no, sto scherzando. No, la letta esserci ci dovrebbe essere, però forse l'ha fatto messo tempo fa, boh, non so. Dai, mai visto, va bene. Tanato, sloppy. Tantato. Io che mi incastro. Ti credici tanto? Ma che cazzo ci facevi tu là? Cioè, ho visto che eri incastrato. No, mi sono spaventato più per la faccia di Mia che per la cacciatrice. Io invece mi sono spaventata per la cacciatrice. No, ho girato la visuale e ho visto il primo piano di Mia che mi guardava. Ciao. No. Ti furo. E poi l'avrò messo tempo io sono, ma sì. Hai come dimostrarlo? In teoria si può. Ah, dove ti sta portando? Mi dite quando mi state per salvare che prendo il tempo da sola. Ah, ti stiamo salvare? Oh, no, sì. Ti stiamo per salvare. Oddio, c'ha cosa? Ho pressione. Mi doveva prendere lo stesso, chiaramente. Riesci ad andare tu, sbario, vado io. Sono andato. Ok. Oh merda. Ma che giro ha fatto? La finestra. Cioè, veramente è scesa dalla finestra? Sì, sì. Non ci posso credere. Mi sono riattaccato più dal genere.
io, ci sono io. Ah, provi a curarla. Io non vado da Vinci. No, come nuovo. Guarda Gian, a me è appena venuta la nausea di Macmillan. Abbiamo giocato tipo 3 partite su Macmillan di fila. Ma io perché te mi porti sempre kill? Ma io veramente stavo parlando. Ivo Gen sopra l'avevi finito? Sì. Ok. Ma non mi tiro il pollet! Io l'avevo detto che mi stava inseguendo, Distratta. Io ora vado che mi riposo un po' e poi vado a fare la spesa, ho finito le banane e le mele. Ciao, accettare. Buon riposo. E lì a barbecue 100%. Avevo capito le banane al femminile, però poi ho letto meglio. Devo andare a prendere le banane al femminile, che senso? Ah, ok, l'ho presa. Ciao. Vabbè, ti curiamo al volo. In questa gym. Oddio, c'è... Ma cazzo di accettata è questa? Posso fare un gen adesso? Sì. Sa che mi molla. No, non è vero, ricarica. Ma sappiamo se mi lascia. Ma allora senti, da vicino non male, da lontano no, lascia un po' di sperare. Ah, non ci guardo subito. No, non è del mestiere. Oddio. O vuole te o vuole me? Non capisco. Va bene. Hai rotto le palle, però che cazzo c'hai? Colpo di grazia. Ovviamente adesso vuole me. La luna l'hai colpita, mi hai lasciata. Ah sì. Ma questa fa i giri strani però, eh. Sì, credo che abbia colpo di grazia. Ho capito, ma l'ha usato 2 volte, non è possibile allora. Non si attiva ogni tot quando lo usi. Avrà avuto 2 stack. Sì, esatto. Io ho lasciato un gen al parcheggio messo bene perché lei mi stava venendo a cercare. Ah, ok, io pensavo stesse venendo a me. No, no, arrivo. Cioè vado da Vince nel senso. Okay. Forse. No. No. Avvicinati. Sto andando a casa io. Segui me. Pazienza, faccio scambio. Ce la fai? No, vai via, faccio io il sì. Ma lui. Ok. Ok, allora. Un attimo. Si è persa? Sì. Sta ricaricando. Sì, lei quando sembra che si perda va a ricaricare. Oddio, non è che sta messo proprio benissimo sto gen, eh. Era messo a metà. Però mi sa che gli è successo qualcosa. Vieni, Vince, siamo... mi devo mendare. Vieni, sì. Resettiamoci un attimo. Probabilmente scurge. Non ha perso visione. Una, scusate, no, vabbè, è uguale. Scusatemi. Ma che io, mal che vada, posso cercarmi un totem. Vai, anche a me. Non la vedo più, Vado dai Sbari. Lei viene. Bene, qua sicuro. Sì. Segue me. Segue te. No, segue me. Vuole me. Va bene. Metto a fare il gen vicino a te così magari mi vuole. Se segui Vinzini metto a fare il gen qui vicino, Mi curo da sola, però. Cavolo da Vinzini. Lei si è buttata a terra per farsi prendere, ma quella mi sa che. Ti lascia Vinzini? No. Sei? Sono girando intorno alla macchina. Ok, sempre là dove
ma dovevo abbandonare il loop, butta il pale per questa volta. Brava. Bella storia. Bella! Cazzo, non me l'aspettavo, sto guardando Vince che volteggiava. Io ci sono sempre, Ciao, vedi, ci sono sempre. Il problema è dove sono gli altri gen. Faccio vedere. Che uno è lì, ma gli altri? Ok, ora mi puoi colpire. Madonna! Sì, sono Feng. Sono alto un metro e un basta. Altezza mia conta. Ho capito, mi tira le accette sopra la testa. Vabbè, quello lo farebbe a chiunque. Ah, sì. Meno male che non era un Wesker. Intorno a quella macchina sì, sarebbe stato un problema. Oh no, è in castreta, ma non vi preoccupate. Spari, sono sulla tua destra, spari. Sulla tua testa. Guarda, spari, guarda cosa c'è qua dentro. Mi tira le accettate. Sono troppo vicino. Potrebbe essere stata compromessa la missione. Io non lo volevo, almeno. Adesso lo rimetto. Vince, viene verso il giardino. Vince. Me ne vado. Voi giocate, io faccio i gen. Sì, io pure mi devo attaccare. Io non so dove sono gli altri gen, è incredibile. Uno è dietro la casa. Davanti al basement, tipo, beh, sì, vabbè, insomma, capito, davanti allo shack. Torna. Ma qual è stato fatto? Ok, allora ritorno da Sbari io. Sì, no, non ritornare da Sbari se possibile. Io non so se lo prendo il DS. Ma, gira qua attorno, così mi carico la granata. Vai. Più sicura della torcia. Sì. Manca un quarto. È lì. Sì? Vabbè, non dico niente. Ok. Ora vieni verso Sbari. Te. Sì, continua sul genio, faccio il body che sono... Oh, devo fare la granata, aspetta. Mi sono castrato davvero stavolta. Cioè, nel senso, sono castrata male. Mi ti porto giù. Ok. Un body davanti casa, davanti main. Ci provo. Vattene. Basta, è libera, vattene. Dai, ok. Io non ho visto dove sono riuscite. Sì, io vado a morire. Ok, va in casa lei. Mi proxy campa dalla casa, non ho capito perché, ha paura che mi alzi. Va verso Eli, ragazzi, fate rumore. Fate rumore, cazzo. Più rumore di così non so la cosa pista. Fare. No, non mi vede. Ok. È venuta a cercarmi ma non mi vede. Sono dentro il cespuglio, non può vedermi. Io sto andando in casa verso Sbaglio. Non so chi vuole. Vuole me. Sbari, sto venendo verso la tua porta. Una cura. Vieni verso la porta, sì. Non so qual è. Quella dove sta chiamando dritto per dritto. Ok. Dalla parte opposta, dove siamo? Dalla parte opposta, fantastico. Sto andando dritto verso il loop. Devi continuare dietro la casa. Ok, noi siamo curati. Dove siete? Io sono al parcheggio. Sono andata a salvare Vince, ma... Oddio, recupera.
Le hatchet. Io vado verso di lei. Sono centro strada. Ok, ho visto, stai andando verso la cosa botanica là. Sì. E lì provo la torcia. Non mi curo, se serve un body. Devi continuare dritto. Cazzo. No, non importa, andate. Tanto lei aspetta, però non c'è poco tempo. Vattene, mamma! Vabbè. Io vi ho perso. Siamo tutte e due qua, però mi appende dove è lei, quindi si deve spostare. Non ce la fate. Cazzo. Lei recupera le accette, fa. Lei è sotto pallet, eh? No. Poi indietro, Vince, era difficile comunque. Solo con background player riuscivi a trapassarla. Un cazzo di morto. Verso la porta. Ma è già in centrale. Con un body ce la facevo, peccato. Infatti è quello. E niente. Non sei Vinzini senza prega con le guardie spirituali. È vero. È vero, è vero. No, allora, quella build ce l'ho ancora e la uso, però la alterno con adrenalina e determinazione. Ma chi mi percadeva? Pop, mai usato, macellaio, tanato e pressione. Vabbè. Strana build. Se invece guardi, Gian, c'è una clip che ho messo in evidenza tra le clip. Dove uso la mia build. Sono Bill e uso guardia spirituale, tenacia, unbreakable e mi salvo. Volo verso l'uscita. E mi salvo. È stata l'unica volta che ho potuto usare la mia build. Ma perché c'è la manina viola con la siringa? Io? Sì, c'è la manina viola con la siringa. Che altro è, l'ha usata la siringa? Non mi ricordo. Non mi ricordo neanche perché ho messo la manina viola, boh. Forse ho cambiato accessori, non me ne sono accorto. Sarà l'ultima siringa e l'ho scelta, così se muoio almeno non riesco ad utilizzarla. In effetti sì, ne ho solo 3 di siringhe, devo cambiare oggetti. Che vuoi, te la porto? No, no, c'ho i medikittoni, dai, uso i medikittoni. Io prima li spacciavo ad Eli, ora non ne usa più medico. Ma che mi diverto con questa build, va così. Ivo, ma la clip del pallet di ieri, cioè, è vero, dopo lo sclero devo ridere un po'. Cosa avete combinato ieri con il pallet? Oddio, non mi ricordo. Ah, quanto... Spero che non l'abbia fatto. Che è successo? Niente, Morri che mi sa che gli devo far cambiare i tasti del pad. Mi voleva curare, ma mi ha dato una bancalata sui denti. No! Classico, sì, ci sta. Sì. E meno male che non aveva la granata, perché sennò avrebbe prima tirato la granata, mi avrebbe accecato, poi mi avrebbe tirato il pallet, io non avrei visto nulla, arrivava Myers da dietro e sarei morto comunque. Non so che combo poteva fare. Il molly. Benissimo, che poi quando è uscito, poi il trick ti lanciava i coltellini, sì. Hai visto? Non ero io con la mappa, vero? No. Ragazzi, comunque credo che questa sia l'ultima, perché sono quasi le 4. Oh no. Io sto aspettando di capire dove devo andare, cioè se devo andare da qualche parte, quindi al massimo mi vado a preparare.
Come procede? Bene, dai, bene. Stanno uscendo partite carine, dai. Io sto a magna, che ti mangi? Il pollo. E ovviamente Baba festeggia, immagino. L'avrei fatto andare in visibilio. Sono assalito, come minimo. Basta che non gli dai le ossa, però, mi raccomando. L'hai trovata, mandala, la voglio vedere pure io. Sable vi calpesta, in che senso, John? In che senso? Non mi permetterei mai. La prima cosa è l'educazione. Ciao. Prima ce lo chiede. Esatto. Il garbo. Non mi piace questo. Niente, ovviamente Sam l'ha fatta la clip. Ovviamente. Lo spirit. No, lag. Ah, lag, davvero? Dai, bellina! Ha rotto main, ho detto una trappolina. L'ultima che ho incontrato non è la stessa. Valgente sopra. Ah! Ah! C'è posto qui? Ah, oh, ok. Ti avevo lasciato il posticino caldo. Ah, lo prendo subito. Sì. Questa ferraglia qua è tutta... Sono abituata a tutti questi accorgimenti per... Che strana skin, però non è male. Eccola tutta rossa. Non è P3? Mi porta nel basement, ragazzi. La partita è finita. No, ci pensiamo noi. Non può fotterci. Ha anche sbagliato, non è quello il gancio giusto. Allora, c'è una trappola dritta di fronte a me. Sì. E lì è qui sopra, quindi starà attrappando il mondo. Vabbè, tanto fino a che ti sale avanti camping, diccelo, poi c'è. Sì, tra un po' mi libero da solo, ragazzi. Prendo una trappola a caso. Bene. No, che se n'è andata, non mi ricordo. Ma l'hai presa nel main, la trappola? Sì. Porco due. È venuta da me. Ok. Io mi avvicino piano piano. Ah, come fate voi? Se ne ti lascia. Sì, sta tornando verso Shark. Sopra, no. Verso Shark. No, che dici? Non dici le bugie? È salita sopra main, cioè io. Il general main era messo abbastanza bene. Adesso viene Shark. Ora si è tippata. C'è la trappola qui davanti. Rimani acciato, Vince. Sì. Appena senti che è vicina. Fino a che c'è BT, corri. Va lontano. Madonna mia. Mettila una trappola. Ma infatti per questo non vanno messi così tante trappole alla strega, ti rincoglionisci. Sì, infatti. Sì, se t'ha lasciato sono alle tue spalle io. Sì, sono... Mi mando e arrivo. Sono vicino al main, però ce l'ho io. E dimmi se ti lascia e sale. Giù è pieno di trappole al main, eh? Ok. Da, no, è vero. Sì. No, invece si attenta. Sta arrivando, ah, vai via. Vado. Fuggi. Fuggisco lunghissimo. Tieni duro. Sì. L'ha duro. Forse ve la levo. Una trappolina. Oh, no. Se riesco a levarvela. Madonna, sei hit però.
template un po' particolare, sì. Cazzo, non potevo entrare lì perché c'era la sua copia. Chi l'hai mai visto? Fammi di fama anche lei, eh. Non si tocca, Sbari. Ecco. Adesso mi tocca invece fare treccine. Mi è ferito tutto, non c'ho più niente. Madonna mia, instant si te l'ha portato. Tu. Io. Tu. Io. Mi mette tante trappoline. Ah, non sei scema, vai. Vai, 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 vai. Vado, vado. Dove vado? Mi sa che viene, ma davvero. Save. A tuo mondo ti ha censurato che cosa? Dove le ha messo il sbaglio? Adesso non è da me, Ivo. Ah, ok, ce l'ho io. Beh, vengo io a save, allora dai. Ma mi sto piando anch'io. Stai andando tu? Sì, sì. Penso di averle. Le rimette. Ops. Vabbè. No, posso salvare. No, no. Oh no, fame di fame. Ah, ok. Vattene, vattene, vattene. Ok, vado alla parte opposta a te. Mia? Sì, vado alla parte opposta alla tua. Prendo una trappola. Oddio. Ho preso una trappola. Posso venire o non posso venire, Eli? No. Ok. Io faccio il gen. Ce l'ho, sì, io, sì. ce l'ho io. Mi lascia. Vinzini, sei la mia unica speranza. Ma sì, ho l'anti-humping a metà, aspettate un attimo. Sì, ok, si è fermato. Arrivo. Allora Vince, c'è una trappola alla mia destra, davanti a me. Ma merda, mi ha visto. Mi hai ammazzato. Oddio. Oddio. Aspetta che lo picchi, aspetta che lo picchi. Sì, sì, ok, vai, vieni, 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 vieni. Grazie. No, non me ne vado. No, Sbari, ti prego. No, passerò. Sbari, viene proprio da te. No, ok, ho messo una trappola alle mie spalle. Non t'ha sentito. Eli? Forse sì, sta controllando dentro. Vattene, vattene, vattene. C'è il DS, Eli. Sì, io sono partita. Ah, ok. Vabbè, ha messo allora due trappole alle mie spalle, una sulla mia, dove l'hai vista? Ok, allora io aspetto che ce ne sia un altro. Io posso distrarre e qualcun altro salva. C'è Sbari che sta arrivando. Ma non ti Ah, il nome dell'hug, la censura. Invece sì, invece sì, invece sì, invece sì. No, tiri. Merda. Non ti prende? No. No, ma proprio buttato giù. No, ho fatto in tempo perché pensavo che non mi arrivasse quella lì. Ma non tutto il mondo. No, mi è finito ora. Cazzo. No, fame di fame. Ti porta qui? Vabbè, ma voi uno continua il genere e voi due risettatevi un attimino. Io mi sto già curando. Bravo. Però non so dove Sbari. È dietro di te, Sbari, mi sa. Ok. Tempo che finisce, fame di fame. Sì, sì. Mi carico l'altro totem, così arrivo. Io avevo iniziato l'altro, in realtà. Sbari, se vuoi venire. Sta già un quarto. Mi ha visto. Vince, devi farlo tu. Sì, devi avvicinare Vince. Sì, arrivo. Mi ha lasciato. Quanti miliardi di trappole ha messe? Fa niente, le attivo, dimmi quando ci sei. Ci sono quasi. È dietro il circo lui, aspetta. Arrivo. Vai, ok, c'è. Okay. Ora. Vai. Ora vorrà te, chiaramente. Sparite. Dovete sparire.
Ah, tu c'hai ancora il DS, è vero? Sì, 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 aspetto che lui usa il DS e poi chiedo il progetto. Sì, perché se vede qualcuno non la picca. Potrei essere sparita davanti ai suoi occhi. Non ci voglio credere, vabbè. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Ok, allora vai, allora sì, fate, fate, fate. Però io dentro. Merda. Che fortuna, ho beccato tutte le tre. Vincini, io sto aprendo questa qua. Ok. Io sto aprendo quella da dove hai preso la trappola uscendo dal main, Eli. Verso circo. Merda, ma sto cazzo di palle. Se mio avesse no, per fortuna no. Ok, questa qua è a 99. Lei mi appende al main. Vieni qua. Allora sta attrappando il mondo. Qua si fa me di fama. Però sì, io no. Gna gna. E posso fare. Ha messo trappole? Tu che dici? ovviamente sono trappato tutto intorno. Vicino alla porta, vicino alle scale, ovunque. È finito, come di fare? A me sì. Vai. Sta arrivando sulla al palle. No, il Bari, pensavo ci fosse. E no, si è tippata da me. Ok. Non ce l'ha, Vincini, cazzo. Sono io. Oddio. Niente, andate ma perché sono morto. Non hai il totem da usare? Lo sto facendo ma non penso. No! Ma ce la fa, aspetta, ora ti guido io. Aspetta. Non mi fa vedere che sbaglio, sta facendo un totem, però vabbè. Hanno fregato gli armadietti. È qua. Esattamente lì dove stai andando te. Lì c'era una trappola e spuntava la... Chi ci faceva la trappola? Chi ce l'ha messa? Non lo so. Corri. Collo. Corri velocissimo. Tanto ora mi confondo con tutte le trappole che ci sono là. Vabbè, te a dritto devi andare. Vai, vai. Non può farti niente. Non puoi farmi niente, l'ha detto Eric. Hai capito? Come sei? E vai, lo sai che devi dire, non puoi fare niente. Madonna, che build che c'è quella. Bella! Segugio! Mamma mia. Ma che cos'è quell'immagine che c'ha... come sfondo? Era un drop di Twitch, non so se puoi vederlo. Carino in effetti. Mm-hmm, sì. Ma di quanti millenni fa? L'ultimo. No, strano. L'immagine profilo, lo sfondo con le cuffie ratastrine. Ah, è penso stesso discorso, sai? Oh, non lo so. Questo non lo so. L'hanno inserito da tanto, quindi molto probabilmente le va presi. Forse anche quello, sai, era un coso, sa? Boh, io l'ho seguiti tutti. Però... io non li posso riscattare, vanno al profilo di Fede. Accidenta. Quindi ciao, Vincini. Sì, troppo crudiamo. No. Grazie delle partite, ragazzi. Ciao, belli. Grazie a te, Vincini. Ciao. Ci becchiamo tanto tra poco. Ciao, sì. Ciao. Ciao. Ciao.
Va bene, va bene. Allora, ragazzuoli, ci becchiamo. Non lo so. Vabbè, domani, dai, domani, domani sempre con Final Fantasy. Facciamo i club matches. Ciao, Brown. Stasera al massimo, ci becchiamo stasera. E niente. Non so se c'è qualcuno in là, vediamo un po', magari possiamo fare un raidino. No, no, aspetta, non voglio risentire la mia voce. Però. No, non facciamo i raid a nessuno, dai. E tanto ci vediamo tra poco da Elisa, quindi non so se attacca pure Ivo più tardi. Dunque ci becchiamo in giro. Ciao a tutti, grazie della compagnia.